Noi non vogliamo far perdere tempo a nessuno e non vogliamo perdere tempo. Se c'è la volontà da parte del governo, del ministro, di arrivare all'obiettivo autonomia, noi ci siamo. Proprio per questo venerdì andiamo lì con proposte concrete affinché questa bozza, questa legge quadro sia operativa e non sia come è oggi. Ad esempio sul fronte dei LEP noi condividiamo l'applicazione dei livelli essenziali di prestazioni, però che chiediamo anche che siano fatti subito. E poi dall'altro chiarire fin da subito la tempistica, le modalità di approvazione dell'intesa, quindi del contratto tra la Regione del Veneto e il Governo. Noi siamo pronti per la firma dell'intesa. Se il Governo accettasse di firmare il nostro contratto che già abbiamo proposto, la si può fare a ore. Adesso abbiamo capito che ci sono altre visioni, cercheremo di capire se queste collimano con le nostre aspettative oppure no. 2.328.494 veneti hanno votato per l'autonomia e l'autonomia deve essere data. Venerdì sarà il D-Day, come se si può definire così, perché venerdì andremo al Vedo, valuteremo la proposta e faremo le nostre controproposte, dopodiché si capirà se si può andare avanti oppure no.